Però lo schema è stato questo. Facciamo così, più o meno, tiro potentissimo in faccia al difensore del Decic, rimpallo e botta sul primo palo, ragazzi. Fate uno screen. Cultureggiamo un po', così introduciamo le squadre. Vi dico che ci troviamo in una landa, non dico desolata perché sarebbe una mancanza di rispetto, però come vedete dal comando, Murad l'ha appena innescato. Oggi siamo nella Serie A montenegrina, dove io la partita non l'ho vista come sempre, quindi non so a cosa andiamo incontro. Questa è la bellezza perché dobbiamo capirlo insieme, studieremo insieme la situazione, gli under quando facciamo scouting, qui analizziamo le squadre. Però nel sud del Montenegro c'è una squadra, ragazzi, a Podgorica, che si chiama, l'avete appena visto, Buduknost, in questa partita contro il Decic. Ciao Alex, ciao a tutti. Ma non facciamo scouting di giocatori, squadre. Mercoledì match analysis su squadre, quindi venerdì scouting su giocatori. Quindi, in questa landa del sud del Montenegro ci sta questa squadra, ragazzi, che è prima, attualmente ha più 25 sulla seconda. Ho letto qualcuno parlare di prodigio tattico di Mister Milinkovic che allena questa squadra. Noi siamo qui per verificare, analizzeremo un po' la squadra. Vedete anche la lavagna tattica qui in basso, quindi lì disegneremo un po' di situazioni tattiche. Questi qui dal 2009, da quando è stata raggiunta l'indipendenza, insomma il campionato montenegrino è diventato indipendente, questi ragazzi hanno ottenuto ben 4 titoli. Questo è il DLC. Bellissimo il DLC del corso. Sì, ragazzi, però è partecipativa, non è che faccio la lezione, quindi voi direte la vostra. Faremo riferimento come sempre ai numeri. Quindi dal 2009 questi hanno vinto 4 titoli, attualmente sono a più 25. Ragazzi, quindi analizzeremo un po' la situazione. Questi gareggiano in questa T-Com 1 CFL League, il nome originale della Lega, non mi azzardo neanche a dirlo, però insomma, ragazzi, Serie A montenegrina, vediamo un po' di che pasta sono fatti. E niente, recupero un po' di commenti. Più o meno quanto durerà la live? Un'oretta come sempre. Ciao Rno, anzi Rn0499, grazie mille per il follow. Quindi, ragazzi, play, vediamo Milinkovic, se insomma ha dato un'impronta tattica. Mamma mia, iniziamo bene, lancio lungo, attenzione. Lancio lungo sull'esterno. Modo particolare di battere il calcio d'inizio, ragazzi. Vediamo un po'. Se volete vi dico anche il risultato finale, però non ci interessa. Vediamo un po'. Difesa a 4, abbastanza classico, un po' disordinati. Eccola lì, i due centrali di centrocampo duri. Mamma mia, anche il Dejic. Mamma mia. Quindi tanta palla sugli esterni, tanta palla dopo questo minuto. Passaggio in verticale. Così. Prime impressioni, tecnicamente, ragazzi, non siamo su livelli altissimi. Velocissimamente sulla lavagna tattica, per ora abbiamo visto un lancio lungo verso l'esterno, un centrocampo molto contundente in questa zona qui. Qui sono botte da orbi, ragazzi, qui si ammazzano. Per ora, una prima impronta, secondo me, già ce l'abbiamo, però vedremo. Se le danno di santa ragione, eh? Ma cos'è sto ritualto dopo 20 secondi? Non siamo abituati, eh? Attenzione, palla sull'esterno. Questo è gol. No, no. No. Però il player dice che siamo al 31esimo minuto. La partita inizia quasi al primo secondo, quindi 31esimo minuto. Un ruolo da match analyst nel settore giovanile di una squadra di Lega Pro si trova anche senza esperienza? Sì, dipende dalla squadra. Però ti direi di sì. Dai ragazzi, vediamo il primo gol perché avete fatto le scommesse, vediamo chi lo segna. Occhio al Buduknost, solito trenino, marcatura mista del Decic. Nulla da... Faccia... Gol! Gol del Buduknost! Dopo una facciata incredibile, ragazzi, qui non ci sono replay. Non ci sono replay, quindi... Aspettate. C'è un tiro in faccia incredibile sul rimpallo del tiro in faccia e il gol. Bello! Dai! Grazie Davide per il follow, benvenuto. Ma è il 22! È il 22! È il 22!
Bellissimo, bellissimo. Cazzo, potevo fare una scommessa. Se segno il 22 compro la maglia originale. Grazie Davide, grazie mille per l'abbonamento. Madonna, per vedi quello che beve. In quella borraccia c'è la vodka. Il set del bragantino fumoso. Occhio al Decic. Opportunità sciavolata morbida. Opportunità dalla bandierina. Comunque ragazzi, scusate, io questo schema qui lo voglio un po' riproporre. Oh, non mi dite niente, ma allora c'era un'azione concitata in seguito a un calcio d'angolo, sbaglio, c'erano i quattro difensore, questo è il difensore che prende la facciata, mo lo schieramento un po' approssimativo, perdonatemi, mettiamoli un po' schierati così, la palla qui, un attaccante più avanzato, la linea evidentemente alta, ora sicuramente sbaglierò qualche posizionamento, però lo schema è stato questo, facciamo così più o meno, no? Tiro potentissimo in faccia al difensore del Decic, rimpallo e botta sul primo palo. Ragazzi, fate uno screen, proponetelo se siete in società, in club, ai vostri allenatori, alle persone che amate, condividete questa meraviglia con i vostri cari, perché mamma mia. Altra faccia d'assist, non lo so, non l'ho visto il gol, ma spero di sì. Tipo sei sempre il solito. Ragazzi, da tanto è finita la partita, all'89esimo arriva, ve lo dico, l'ultimo gol della partita. Solo due gol in partita, ora non vi dico da parte di chi. Non mi aspetto nulla, ma sono già deluso. Il vento è inciso sul livello di gioco, sì. Determinante, determinante. Dosic, quindi secondo tempo, siamo nella parte finale della partita. Costruzione dal basso, pressing. Scusate, difensivo da parte del Buduknos, non lo vedevo tipo da 5 anni sto pressing. Ripartenza, bella la palla sotto la suola. Gioco centrale, per la prima volta, ecco, subito in avanti, bella. Bello lo spunto, uno contro uno, dai, facci divertire. Sarà 2-0 o 1-1? Bella domanda. Prima di tutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, 2-0, doppietta del 22 magari. Grazie cameraman. Farci vedere il cuore dell'aria.